Buongiorno a tutti, mi chiameranno gli eroi della domenica. E noi metteremo a frutto questo vostro eroismo cercando di chiudere i ragionamenti che abbiamo portato avanti in questi due giorni sulla educazione civica e in particolare i ragionamenti del rapporto tra educazione civica e storia. Oggi il menù dice che inizia collega che sta al mio fianco, che si chiama Antonio Brambolini. Nelle nostre corrispondenze ci chiamavamo molti per punta consecutiva. Per semplificare. Sì. Io ho conosciuto tempo fa negli istituti storici della Resistenza, soprattutto per la sua capacità di smanettare l'internet, e a mio modo di vedere, per quelle che cose che conosco, è il più bravo ricercatore su internet che oggi abbiamo sulla piazza. E quindi il fatto che non sia portato appresso per me è un motivo d'orgoglio e anche per noi un motivo di grande soddisfazione averlo in questo seminario. Lui ha fatto già molte sitografie, le potete trovare su 900.org, andando a vedere i dossier. In generale ogni dossier è corredato da una sua sitografia che varia a seconda dei temi, e poi ne ha fatte anche per Historia Lucens, l'ultima che abbiamo pubblicato è sulla storia delle donne, ciò che in rete si trova sulla storia delle donne può essere utilizzato. Vi ho chiesto di preparare queste due sitografie, una per oggi e un'altra per la ripresa del corso, sul tema della cittadinanza. Quindi oggi ci vuole dire il lavoro che ha compiuto su cittadinanza e storia. Questo è il primo step. Il secondo, cercherò di mettere appunto, di organizzare quello che abbiamo sentito intorno a un'idea di curriculum di educazione civica in cui la scuola sia presente, che è un tema che sta passando sotto silenzio, soprattutto dagli storici e dalle associazioni, un silenzio molto grave dal momento che sulle 33 ore di educazione civica ci si sta buttando in molti. Tra i più ansiosi sono i colleghi che insegnano diritto e economia, che vedono un recupero di dignità professionale nel mettere le mani sull'educazione civica, e soprattutto quei colleghi di geografia che attraverso la loro associazione stanno facendo un'opera pressante di lobby nei confronti del Ministero. Ho avuto uno scazzo su internet con loro perché però se uno si mette d'accordo per andare ogni giorno a rompere le scatole al Ministro e si mette d'accordo per intervenire sulle chat del Ministro qualsiasi argomento che il Ministro lancia, Busetti per esempio lancia un argomento, non lo so, sui gabinetti, l'orario dei gabinetti, e poi intervengono, ma allora la geografia quando la metti l'orario. I colleghi che insegnano nelle professionali già soffrono, hanno visto i risultati disastrosi di questa politica, perché essendo tutte le riforme che vengono fatte per la scuola con la clausola di garanzia, cioè si fa la riforma purché il governo non spendi una lira e non aumenti un posto, che vuol dire che un'introduzione di una disciplina significa togliere ore a qualcuno. In molte scuole professionali in Italia, in molti istituti professionali, già si fa storia un'ora e un'ora di geografia. Cioè, praticamente al posto di introdurre una nuova disciplina ne hanno eliminate due, perché una disciplina ha 33 ore, mi dovete spiegare che cosa può fare, soprattutto in situazioni che richiedono invece una forte e buona e accorta programmazione sia individuale che di collegio. Sulle 33 ore di educazione civica quindi si sta scatenando una battaglia. Gli storici sembrano accontentarsi, sono tutti giulebbosi del fatto che il ministro gli ha detto che reintroduce la propria storia. Non è vero, però gliel'ha detto e quindi loro sono tutti contenti di aver vinto, e si lasciano scappare sotto mano invece questa, questo problema. Pensate, l'introduzione di 33 ore
più l'estensione di geografia che è minacciata per i clienti adesso, significherà la contrazione degli spazi orari di storia da un'ora alla settimana a forse meno di un'ora alla settimana in media, visto che poi devi dare il tuo obolo per fare l'educazione civica. Quindi in questa situazione, secondo me, ragionare sulle modalità con cui poi si affrontano, noi non possiamo fare nulla in questa sede per contrastare una legge, ma data la situazione, come possiamo diminuire il danno, come possiamo far fronte a queste cose con delle proposte che mantengano il nostro desiderio di continuare ad essere intelligenti nel lavoro che facciamo. Adesso questo pistolotto introduttivo, dopo aver fatto queste due cose, poi riprenderemo il lavoro di ieri con lo scambio di prigionieri, e quindi chi ha fatto il seminario sul debate con Marco passerà a fare il seminario su Venezia con sulla cittadinanza con Lucia. Per quello che ho visto sono due seminari di straordinario valore informativo e didattico, quindi vi consiglierei di stare molto attenti a questi, di prenderli e di cominciare a ragionare, perché sono ancora in forma sperimentale, sulla loro applicazione. Credo che sia Giulia che Lucia che Marco staranno contentissimi di avere un vostro feedback sulle modalità di lavoro, di aggiustamento del prodotto che hanno confezionato. Quindi lascio ora la parola a Antonio Trappolini. Grazie per la presentazione, per il tutto immeritata e per avermi invitato a parlare in occasione di un'iniziativa davvero interessante. Spero debba pentirti di questo invito. Vediamo. Non deludere. Qui intenta affrontare, sentite, il tema della cittadinanza, sia pure con differenti motivazioni e finalità, non può esimersi dall'esplorare e utilizzare le risorse offerte dalla rete. Il web, l'iperdestro globale, così viene definito, contiene infatti una grande quantità di informazioni, studi, documenti sulla cittadinanza nelle sue molteplici declinazioni, interpretazioni, trattazioni, culture e legislazioni nazionali a cui è possibile accedere tramite i motori di ricerca. Google in particolare, con la parola cittadinanza, segnala tra i primi risultati le voci delle enciclopedie del portale della Trecani e quelle di Wikipedia, due fonti enciclopediche molto diverse tra di loro. Il portale della Trecani, trecani.it, contiene le enciclopedie tradizionali pubblicate dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana dal 1929 ai giorni nostri e che sono migrate dalla carta al web. Le cui voci sono descritte nel corso degli anni da professionisti autorevoli nei diversi campi del sapere, voci che rappresentano gli orientamenti prevalenti o più significativi della cultura accademica di un determinato momento storico. Wikipedia, che voi conoscete, l'enciclopedia digitale open access multilingue, nata in rete nel 2001, propone delle voci che sono il frutto di una scrittura collettiva in continua evoluzione di volontari dilettanti, una categoria composita che comprende sia cultori a livello amatoriale, determinate materie, che utenti abituali della rete, i quali affrontano con una certa disinvoltura i temi più disparati, improvvisando con competenze che non hanno. Voci quelle di Wikipedia pubblicate senza alcun controllo redazionale, questo va sottolineato, che riflettono le conoscenze e le opinioni dei lettori contributori dell'enciclopedia. La radicale diversità tra le enciclopedie della Trecani e Wikipedia, a mio giudizio, rende particolarmente interessante un percorso esplorativo sul tema della cittadinanza in entrambe le fonti. Un percorso che deve ovviamente svolgersi nella piena consapevolezza della loro differente natura e valore conoscitivo. Dal portale a Trecani è possibile accedere alle voci enciclopediche, ho saltato
passaggio, dedicate alla cittadinanza nelle opere pubblicate dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana dal 1931 al 2004. L'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti, che come noto è stata promossa nel 1925 dal filosofo Giovanni Gentile e realizzata grazie al mecenatismo dell'industriale tessile bresciano Giovanni Trecani, pubblica nel 1931 la voce Cittadinanza, la prima voce, che ha come autori due giuristi, Francesco Deli, studioso di diritto civile, ed Enrico Besta, storico del diritto italiano, e uno storico dell'antichità, Mario Attilio Levi. La voce è stata pubblicata nel 1931, ma è ferma al 26 come normativa e la bibliografia non cita opere successive al 1921. È importante, quando noi andiamo a analizzare le voci in generale, non solo considerare l'anno di pubblicazione, ma di vedere attraverso i testi citati, gli autori, nel testo stesso della voce, ma soprattutto nella bibliografia, qual è molto probabilmente l'anno di stesura, di scrittura della voce, che molte volte è più importante dell'anno di pubblicazione. Questa è una notazione marginale. La voce è divisa in due parti, una relativa alla cittadinanza nella legislazione dell'Italia post-unitaria, dal codice civile del 1865 alla legge 108 del 31 gennaio 1926, con cui il regime fascista prevedeva il caso di perdita della cittadinanza per indegnità, e l'altra alla cittadinanza nel mondo antico, nel Medioevo e nell'età moderna. Dopo aver definito la cittadinanza come l'appartenenza di una persona allo Stato, la voce illustra il principio del jus sanguinis, alla base della legislazione italiana in materia, secondo il quale, come sapete, la cittadinanza viene trasmessa ai figli per derivazione paterna, a prescindere dal luogo di nascita. Principio già previsto dal codice civile del 1865 e in seguito confermato e disciplinato dalla legge 555 del 13 giugno 1912, che aveva introdotto per la prima volta una riforma complessiva e organica dell'istituto giuridico della cittadinanza. Lo Stato italiano, all'indomani dell'unificazione, eredita dal codice albertino del 1837, il codice civile del Regno di Sardegna, il principio della patrilinearità, svincolandolo però dal confessionalismo sabaudo, in base al quale la capacità giuridica dei singoli veniva legata all'appartenenza alla religione cattolica, e riafferma con il codice civile del 1865 la disuguaglianza di genere, già presente nel codice napoleonico del 1804, che attribuiva alle donne sposate la cittadinanza del marito. Un'attribuzione questa, espressione di una più ampia subalternità femminile derivante da un modello antropologico che, basandosi sulla presunta naturale collocazione della donna nell'ambito della famiglia, la separava dalla sfera pubblica, condannandola ad una domesticità forzata. L'adozione nella legislazione italiana del jus sanguinis era servita a procurare ai cittadini del nuovo Stato unitario un senso di appartenenza nazionale capace di superare le varie frammentazioni territoriali e di guadagnare il consenso e l'inclusione delle elite locali. La voce enciclopedica ricorda come le mutate condizioni politiche e sociali dell'Italia all'inizio del Novecento, e in particolare l'imponente fenomeno dell'immigrazione transoceanica, avevano reso inadeguate le disposizioni relative alla cittadinanza previste dal Codice Civile del 1865, e avevano imposto di affrontare la materia alla luce delle nuove problematiche, con l'obiettivo principale di evitare la perdita della cittadinanza da parte del paese d'origine, da parte degli italiani che si trasferivano o nascevano in paesi dove la cittadinanza era disciplinata da altre norme fondate sul principio del jus soli o jus loci. L'immigrazione viene allora vista non più solo quale fenomeno sociale espressione di un profondo disagio economico, di una diffusa povertà, ma anche come uno strumento utile ad una politica nazionale espansionistica, dovuta alle sicurezze dell'America meridionale, dell'America latina,
E in questo quadro va collocata la legge del 13 giugno 2012, che ho citato prima, nata in piena età giolittiana. Il regime fascista eredita la legislazione precedente in materia di cittadinanza e con la legge 108 del 31 gennaio 1926 introduce nel nostro ordinamento giuridico la perdita della cittadinanza per indegnità. Una disposizione di legge non contemplata dalla precedente normativa, finalizzata a colpire gli oppositori del regime che siano rifugiati all'estero e che, stando alla lettera della legge, commettono o hanno concorso a commettere un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto, sottolineate, non costituisca reato. Alla sanzione della perdita della cittadinanza potevano seguire la decadenza dal diritto a conseguire e a godere pensioni, trattamenti di fine rapporto e il sequestro, con in alcuni casi la confisca vera e propria dei beni nei casi più gravi. Nessun accenno nella voce enciclopedica alla questione dell'attribuzione della cittadinanza italiana ai nativi delle colonie. Non viene ad esempio citata la legge, mi chiedo scusa se non dico dei numeri e delle date, ma è indispensabile, la legge numero 1013 del 26 giugno 1927, che modificava le norme più liberali introdotte nel 1919, prima dell'avvento del fascismo, che consentivano ai nativi libici di richiedere e acquisire la cittadinanza italiana. Con la legge 1013 il regime fascista cancellava l'eguaglianza giuridica ai cittadini italiani delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica e ai cittadini metropolitani, costruendola con un'uguaglianza subalterna dei cittadini coloni tra di loro. La parte della voce enciclopedica relativa alla storia della cittadinanza, curata da Mario Tiglio Levi, che è uno storico dell'antichità, anche un archeologo, si concentra sulla polis dell'antica Grecia e sulla Roma repubblicana e imperiale. La rivoluzione francese e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 vengono citate solo di sfuggita, in modo del tutto inadeguato rispetto al loro contributo fondamentale all'evoluzione del concetto di cittadinanza e all'esercizio di diritti connessi, contributo che non poteva essere evidentemente sottolineato nel clima culturale e politico dominante a quel tempo. È noto che il fascismo rifiutava la tradizione liberale democratica e si opponeva all'affermazione dei diritti individuali dei cittadini. La prima appendice dell'Enciclopedia Italiana, pubblicata nel 1938, contiene un aggiornamento della voce di cittadinanza alla luce delle modifiche e integrazioni introdotte dal regime fascista nelle legislazioni in materia. Aggiornamento che porta la firma del giurista Francesco Degni, già coautore della voce del 1931, elenca da un lato le norme in materia di revoca della cittadinanza italiana per indegnità derivante da condotta politica, di cui vi parlavo prima, con le relative sanzioni economiche, e dall'altro le leggi che all'opposto, in un'ottica nazionalistica, sono state emanate dal regime fascista sia per favorire la concessione della cittadinanza italiana e il suo riacquisto, che per limitare i casi in cui era prevista la sua perdita, salvo quello per indegnità dovuta a ragioni politiche. La cittadinanza viene dunque utilizzata dal regime come sia strumento di una politica di espansionismo nazionalistico che all'opposto come uno strumento di repressione e di esclusione nei confronti degli oppositori del regime. L'aggiornamento della voce cittadinanza, che è stato scritto prima dell'emanazione delle leggi razziali, non contiene ovviamente alcun riferimento alle loro conseguenze sul diritto di cittadinanza. La revoca delle concessioni agli ebrei stranieri della cittadinanza italiana successive al 1 gennaio 1919 viene prevista nel novembre del 1938 dal decreto legge intitolato Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Francesco Degni, che condivideva l'ideologia e la politica razzista del regime, commenterà in un suo trattato di diritto civile, pubblicato nel 1939, un anno dopo l'emanazione delle leggi razziali, la nuova formulazione dell'articolo 1 del libro primo delle persone della famiglia, come voi sapete, del codice civile, che prevedeva, rimandando leggi speciali,
limitazioni alla capacità giuridica delle persone sulla base della loro appartenenza a determinate razze. Il Dini si esprimeva in questi termini, cito: il problema della razza si è imposto all'attenzione dello Stato fascista come uno dei caposaldi della sua organizzazione e dei suoi fini per garantire e difendere la purità della stirpe, per assicurare il prestigio, l'indipendenza, la forza. La politica razziale, secondo le direttive del Gran Consiglio del Fascismo, non poteva più consentire che l'appartenenza ad una piuttosto che un'altra razza non fosse elemento giuridico rilevante nella determinazione della sfera della capacità giuridica dei soggetti. L'uguaglianza di trattamento tra ariani e non ariani non poteva essere più consentita in un'organizzazione sociale nella quale è dominante il principio della difesa della razza pura. Dopo l'aggiornamento del 1938, sulla voce del 31 dell'Enciclopedia Italiana, occorre attendere fino al 1991, quindi un lasso di tempo molto lungo, per trovare una nuova voce dedicata alla cittadinanza nell'Enciclopedia della Treccani. L'Enciclopedia delle Scienze Sociali pubblica in quell'anno un saggio dedicato al tema che ha come autore il sociologo americano John Bendis. E non è un caso che la voce sia affidata ad un sociologo. Se fino alla Seconda Guerra Mondiale la cittadinanza era stata studiata quasi esclusivamente in una prospettiva storico-filosofico-giuridica, nei decenni successivi sarà la sociologia ad occuparsene in modo sistematico. La voce è stata pubblicata, come dicevo, nel 1991, ma è stata scritta molto probabilmente a metà degli anni Ottanta. Si può notare dagli autori e dalle opere citate sia nel testo che nella bibliografia. L'opera principale di riferimento nello studio contemporaneo del concetto di cittadinanza è Citizenship and Social Class, cittadinanza e classe sociale, del sociologo inglese Thomas Humphrey Marshall, nato nel 1893, lo vedete qui ritratto, è morto nel 1981, pubblicata nel 1950, dove l'autore rielabora la nozione moderna di cittadinanza alla luce della storia politica e sociale dell'Inghilterra, dalla rivoluzione industriale del XVIII secolo alla nascita del welfare state negli anni 40 del Novecento. Marshall definisce la cittadinanza lo status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità. Il contributo di Marshall si inserisce in un momento storico segnato dal trauma della Seconda Guerra Mondiale e dal progetto di protezione sociale del governo britannico, noto come Piano Beveridge, dal nome del suo ideatore, l'economista britannico Lord William Henry Beveridge, che nel 1942 aveva redatto un rapporto sulla sicurezza sociale e i servizi relativi. Marshall propone una suddivisione dei diritti dei cittadini in tre categorie: civili, politici e sociali. Per Marshall, la storia rivela un lento processo in cui la cittadinanza fa propri progressivamente tali diritti. Nel corso del secolo XVIII, quelli civili, i diritti necessari alla libertà individuale, i diritti di parola, di pensiero, di proprietà, di giustizia. Nel corso del XIX secolo, la distinzione è un po' rigida, in realtà la storia fa confluire molti di questi passaggi. Nel corso del XIX secolo, per i politici, il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica nelle sue varie forme, nei diversi ruoli, di eleggere i propri rappresentanti e di essere eletti o nominati a ricoprire i incarichi pubblici, e infine, nel XX secolo, quelli sociali, i diritti di istruzione scolastica, all'assistenza sanitaria, alla previdenza pubblica, al lavoro, eccetera. Ovvero, con le parole dello stesso Marshall, tutta la gamma di diritti che va da un minimo di benessere e di sicurezza economica fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di persona civile secondo i canoni vigenti della società. Il riconoscimento di queste tre categorie di diritti è legato alla parallela evoluzione delle istituzioni dello Stato moderno,
ad ogni tipologia di diritti, infatti corrispondono istituzioni politiche e sociali finalizzate al loro esercizio, tutela e salvaguardia. Per Marshall, solo l'eguale partecipazione dei cittadini a tali diritti, e in particolare quelli sociali, è in grado di creare identità e appartenenza alla comunità. Come gli afferma, la disuguaglianza del sistema delle classi sociali nel mondo occidentale ad economia capitalistica può essere accettabile solo nella misura in cui viene riconosciuta l'eguaglianza della cittadinanza, ovvero dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini. La voce dell'Enciclopedia dei diritti sociali, scritta dal sociologo americano John Bendix, riflette nell'analisi della cittadinanza moderna e dei suoi problemi la centralità del pensiero e dell'approccio marshalliano. Due ultime considerazioni. Nella ricostruzione della storia della cittadinanza, la Rivoluzione francese e i filosofi dell'Illuminismo, ignorati nella voce dell'Enciclopedia italiana del 1931, ritrovano qui tutta la loro importanza e rilievo storico. E con la Rivoluzione francese, che nasce, come voi sapete, la cittadinanza moderna, è definita sulla base di concetti come quelli di libertà, diritti, eguaglianza, nazione e Stato. Nessun riferimento nella voce enciclopedica alla legislazione italiana, che nella voce del 1931 costruiva il capitolo principale. La voce scritta da John Bendix non si occupa degli aspetti normativi, ma è focalizzata sul concetto moderno di cittadinanza e sulla sua dimensione sociologica. La sesta appendice dell'Enciclopedia Italiana, pubblicata nell'anno 2000, contiene una nuova voce sulla cittadinanza. Autore della voce è Danilo Zolo. Zolo è stato, morto purtroppo nel 2018, un giurista e filosofo italiano con una vasta esperienza internazionale e un forte impegno umanitario. Allievo di Norberto Bobbio, ha insegnato per molti anni filosofia del diritto all'Università di Firenze e ha pubblicato numerose opere sulla democrazia, sui diritti umani, sulla guerra e sulla pace, sui problemi della globalizzazione in particolare. Nel 2001 ha fondato il Centro per la Filosofia del Diritto Internazionale e delle Politiche Globali, Iura Gentium. Il centro pubblica un'omonima rivista, oltre ad una collana di monografie, ed è presente, importante, in rete con un proprio sito web, iuragentium.eu, che permette di accedere ad una ricca documentazione sui numerosi temi affrontati nel corso degli anni dalla fondazione del centro fino ad oggi. Vi invito a esplorare, a consultare questo sito che è molto molto interessante, è molto ricco di materiali, documentazioni varie. La voce enciclopedica si concentra sulla cittadinanza intesa nel suo significato teorico-politico, quale complesso di diritti garantiti a chi è membro, sono su parole di Zolo, a pieno titolo di un gruppo sociale organizzato, distinguendo tre concezioni interne alla tradizione occidentale: la concezione classica, risalente alla cultura politica greco-romana, la concezione moderna, prima salutista e poi liberale, collegata alla nascita e allo sviluppo degli stati nazionali in Europa, e infine la concezione democratico-sociale che si afferma parallelamente all'emergere fra 8 e 900 dei partiti democratici e socialisti, alla nascita del movimento sindacale, alla generalizzazione del suffragio e infine all'affermazione prima nei paesi anglosassoni e poi in Europa continentale del welfare state. Analizzando in particolare la concezione democratico-sociale della cittadinanza, che ha intorno a spazio, come ho detto prima, il maggior teorico, Zolo prende in esame le critiche a tale concezione. Tra i critici dell'idea marshalliana di cittadinanza, e in particolare del suo ottimismo evolutivo, Zolo cita il sociologo e politologo inglese Anthony Giddens e il sociologo australiano Jack Barbalet. Giddens aveva rimproverato a Marshall di presentare l'affermazione dei diritti di cittadinanza come un processo graduale favorito dallo sviluppo delle istituzioni di mercato e dalla protezione dello Stato e non invece come esito del conflitto sociale e politico. Per Barbalet, l'impostazione marshalliana impedisce di cogliere le tensioni interne ai diritti di cittadinanza
in particolare quella fra i diritti civili, come la libertà di stampa, di associazione, i diritti di proprietà. Questo esercizio produce potere anche a favore dei titolari, e i diritti sociali, che sono dei semplici diritti di consumo e che pertanto non attribuiscono alcun potere ai loro fruitori. Oltre a ciò, i diritti sociali, a causa del loro costo molto elevato e direttamente incidente sui meccanismi dell'accumulazione della ricchezza e del prelievo fiscale, presentano un carattere aleatorio nettamente superiore rispetto alle prestazioni puramente procedurali poste a carico, a presidio, dei diritti civili e dei diritti politici. In altre parole, superata una certa soglia, i diritti sociali entrano in conflitto strutturale con le esigenze dell'economia di mercato, molto prima dei diritti civili e dei diritti politici. Zola, in conclusione, sottolinea come l'impostazione marshalliana e il suo ottimismo evolutivo socialdemocratico oggi non siano più adeguati a interpretare le dinamiche e le problematiche contemporanee della cittadinanza alla luce della rivendicazione di nuovi diritti dalla parità di genere, la libertà sessuale, dall'educazione digitale alla tutela dell'ambiente. E alla luce dei processi di globalizzazione, delle crisi degli stati sovrani, con la contemporanea esplosione di particolarismi etnici e territoriali, e in particolare dei recenti fenomeni migratori di massa dalle aree del pianeta più povere, senza prospettive di sviluppo e ad alto tasso di crescita demografica, a quelle più ricche e socialmente evolute del mondo occidentale. A parere di Zoro, oggi le democrazie del benessere occidentali sono entrate in una fase di regressione politica, una visione distopica del futuro delle diritti di cittadinanza. Infatti pubblica un libro nel 2005 intitolato Dalla cittadinanza alla sovranità, cioè il regresso, il processo inverso della storia. La cittadinanza torna ad essere, sono parole di Zoro, un dato formale, con una connessione sempre più incerta con i diritti dei cittadini, con la loro dignità e autonomia, con il loro sentimento di solidarietà e di appartenenza a una comunità politica. La cittadinanza deve diventare una pura ascrizione anagrafica che sopravvive come strumento di discriminazione dei non cittadini. E la stessa nazione moderna, conclude Zoro di cittadinanza, ad essere minacciata dalla richiesta di un numero crescente di uomini e di donne non appartenenti alle maggioranze autoctone occidentali di diventare cittadini a tutti gli effetti dei paesi dove vivono e lavorano. Nel 2004, l'enciclopedia del Novecento, un'altra delle enciclopedie del gruppo Treccani, terzo supplemento, pubblica a firma dello storico del diritto, qui non abbiamo più un filosofo del diritto, ma abbiamo uno storico del diritto, Pietro Costa, un'ampia voce sulla cittadinanza. Cosa che ho citato anche ieri di sempre, no? L'avevi citato tu, no? In un modo molto opportuno. Per Costa il termine cittadinanza, Costa è autore di numerose pubblicazioni sull'argomento, e in particolare di una storia della cittadinanza in Europa, un'opera monumentale, no? Di 4 volumi, dal Medioevo all'età contemporanea, che la terza ha pubblicato tra il 1999 e il 2002. Per Costa il termine cittadinanza, al di là degli impieghi puramente retorici, serve a colmare una sorta di vuoto lessicale e concettuale, permettendo di tematizzare e di mettere a fuoco il rapporto tra un individuo e l'ordine politico-giuridico nel quale si inserisce. Mentre per Zoro il problema era quello di una visione complessiva, no? Quindi filosofico-politica, Costa, che è uno storico, cerca di mettere a punto dei criteri, dei metodi per analizzare processo storico, no? Di formazione della cittadinanza, lui la studia dal Medioevo fino all'età contemporanea. Quindi, pur essendo molto vicino anche professionalmente, insieme insegnava insieme a Firenze, insieme a Pietro Costa, e avendo collaborato insieme a Zoro, avendo collaborato con lui in diverse iniziative, però si distingue, secondo me, lentamente la sua lettura dei diritti di cittadinanza da quella di Zoro. Un lettura veramente interessante perché si occupa di storia del diritto di cittadinanza. Nel primo capitolo, dedicato alla nuova accezione del termine cittadinanza, Costa, dopo aver sottolineato che nel passato l'espressione cittadinanza
era stata utilizzata per indicare l'appartenenza di un soggetto all'uno o l'altro stato nazionale, per cui i problemi teorici ad essa legati si riducevano alla perdita o all'acquisto della qualità di cittadino di un determinato stato. Costa riconosce che un impulso determinante a dilatare il senso del tema di cittadinanza, focalizzando l'attenzione sui diritti, è venuto, come prima citato, dal saggio Citizenship and Social Class di Thomas Marshall, e osserva, Costa, il successo recente della nozione di cittadinanza, che pure si ricongiunge idealmente alle pagine sociologiche inglese, trae alimento da un clima politico-culturale sensibilmente diverso, caratterizzato per un verso dal declino, o almeno dalla crisi dello Stato sociale, e per un altro verso dal collasso non solo politico, ma anche teorico del marxismo. Questo nuovo contesto impone per Costa una rielaborazione e ridefinizione della nozione di cittadinanza, cui nodi tematici sono tre: i diritti, i soggetti, l'appartenenza, identità. La rappresentazione e l'attribuzione dei diritti, il loro nesso con la cittadinanza, a parere di Costa, costruiscono una chiave di lettura indispensabile per intendere il rapporto fra l'individuo e la comunità politica. Così pure la caratterizzazione politico-giuridica dei soggetti. Parlare di cittadinanza significa concentrare l'attenzione sul soggetto. È l'attribuzione di alcune qualità, osserva Costa, a una determinata classe di soggetti, che rende possibile il riconoscimento di quei soggetti come membri di una certa comunità politica, e viceversa, è la drammatizzazione delle differenze, la costruzione di classi di soggetti essenzialmente diverse, che sorregge i dispositivi di disconoscimento e di esclusione. Abbiamo visto col fascismo in particolare. La domanda chi è il cittadino e chi non lo è una domanda storicamente ricorrente e drammaticamente attuale anche oggi. E il dibattito odierno sulla cittadinanza è consapevole tanto delle profonde radici storiche del problema, quanto della fenomenologia assunta nel nostro presente dalla dinamica dell'inclusione e dell'esclusione. Nell'appartenenza, partecipazione a comunità politica e l'identificazione con essa, i soggetti vedono definito il loro status, l'insieme delle prerogative e degli oneri che caratterizzano la loro condizione politico-sociale. L'appartenenza, l'identità, come i soggetti e i diritti, è perciò un'essenziale articolazione del concetto di cittadinanza. Fare storia della cittadinanza, per Pietro Costa, sono sue parole, significa guardare al costruirsi dell'ordine sociale dal basso verso l'alto, facendo leva non sul potere statuale, sugli apparati, sui sistemi normativi, sulle strutture sociali, ma sul soggetto e sulle strategie di riconoscimento della sua identità. Passando ora a Wikipedia, tutt'altro universo, poiché la ricerca su questa fonte è ancora nelle sue fasi iniziali, mi scuso, mi limiterò a esporvi sommariamente i criteri e le modalità che vorrei seguire nell'analizzare le voci sulla cittadinanza, per poi segnalarne alcune brevemente, alcune presenti nella versione odierna, ad oggi, dell'enciclopedia, perché l'enciclopedia cambia molto spesso i suoi contenuti, sia nelle edizioni in lingua italiana che in quella in lingua inglese, che come noto è l'edizione principale sia per numero di voci che per numero di contributori. Quindi, in generale, le voci di Wikipedia non devono essere valutate solo in relazione alla qualità dei loro contenuti, del loro valore conoscitivo, nel complesso piuttosto modesto, direi vero, seppure con qualche apprezzabile eccezione, ma anche e soprattutto per quello che potremmo definire il loro valore sociologico, derivante dalla natura open access del progetto enciclopedico, che grazie al software di scrittura collaborativa Wiki permette a tutti i lettori e visitatori nelle diverse edizioni linguistiche di diventare coautori delle voci enciclopediche e di esprimere in questo modo le loro conoscenze, le loro opinioni, la loro visione del mondo. In particolare, l'esistenza di una cronologia dei contributi, edits, e delle discussioni tra i contributori, editors, offre la possibilità di seguire, attraverso la stratificazione delle varie versioni, il processo di scrittura collettiva delle singole voci, a partire dalla data della loro creazione,
individuando la dinamica dei testi in relazione ai temi affrontati e alle relative problematiche. Il software MediaWiki, il software open source che esiste in Wikipedia, raggruppa le voci che trattano lo stesso argomento in categorie. Le categorie consentono, pertanto, una visione d'insieme di come i wikipediani, i collaboratori di Wikipedia, affrontano questioni complesse, ad esempio la cittadinanza. Un'enciclopedia, è bene ricordarlo, non segue un piano dell'opera predefinito, così come avviene nelle enciclopedie tradizionali, ma si sviluppa sulla base delle libere scelte dei contributori. Infine, Wikipedia mette a disposizione degli analisti, direttamente o indirettamente, tramite fonti terze, delle interessanti statistiche sulla scrittura e sulla lettura delle singole voci enciclopediche che permettono di individuare quelle che maggiormente attraggono l'interesse del vasto pubblico degli utenti della rete. Edizioni in lingua italiana di Wikipedia pubblica un numero esiguo di voci sulla cittadinanza. La categoria relativa è suddivisa in tre sottocategorie: cittadinanza ateniese, cittadinanza per nazione, uguaglianza sociale e poche altre voci. La voce che dovrebbe affrontare l'argomento dal punto di vista storico, filosofico, giuridico, la voce cittadinanza, la voce radice, risulta essere a quella data del tutto inadeguata e viene segnalata dalla stessa enciclopedia come voce scritta ad orecchio senza un reale supporto di fonti. La voce cittadinanza italiana, invece, è più ricca di informazioni e meglio articolata. Elenca le tappe storiche della nostra legislazione in materia dall'istituto Albertino, la Costituzione Sabauda, 1948, alla Costituzione Repubblicana del 1948, giusti gli ultimi 100 anni, e dalla legge 555 del 1912, che aveva introdotto, come ho detto prima, una riforma organica della cittadinanza, alla legge attuale numero 91 del 1992 e le successive modifiche attualmente in vigore, e come noto ha riconfermato la regola degli ius sanguinis con un'applicazione residuale e limitata dello ius soli, e ha previsto che gli stranieri che risiedono in Italia e sono in possesso di determinati requisiti di poter richiedere attraverso un iter particolare la cittadinanza italiana. La voce cittadinanza digitale, si aspetterebbe in un'enciclopedia digitale in rete quale Wikipedia, fosse trattata con speciale cura e dovizia di particolari, invece la si scopre limitata ad una semplice definizione con solo un accenno ai principi fondamentali stabiliti dalla Carta della cittadinanza digitale del 2015, a cui dovrebbe ispirarsi il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione italiana e il recente progetto del Ministero dell'Istruzione denominato Cittadinanza e Creatività Digitale per formare gli studenti in uso consapevole della rete. Alla di oggi Wikipedia in lingua italiana non presenta voci sull'educazione alla cittadinanza. Ben altro spazio e cura vengono riservati alla cittadinanza dei wikipediani nelle edizioni in lingua inglese dell'enciclopedia. Lo si può constatare facilmente visionando la categoria citizenship, che comprende numerose voci sull'argomento. Oltre alla voce radice citizenship, troviamo una voce history of citizenship, relativa alla storia del concetto di cittadinanza dal mondo antico, greco e romano ai giorni nostri. Il tema della cittadinanza sociale viene affrontato in due voci specifiche, social citizenship e martial social citizenship. La cittadinanza globale e a quella transnazionale sono dedicate due voci specifiche. La voce digital citizen, diversamente dalla corrispondente voce dell'edizione in lingua italiana, espone i principi ed elenca gli obiettivi della cittadinanza digitale, sottolineando come il cittadino digitale non è solo colui che usa information technology, ma che partecipa e contribuisce, grazie alla diffusione delle reti digitali, ad un processo collettivo e inclusivo di sviluppo della cittadinanza. L'educazione civica sono indicate due voci, Citizenship Education e Global Citizenship Education. La prima offre una panoramica internazionale dell'insegnamento della materia nelle scuole, l'Italia preciso non figura tra i paesi presi in esame, mentre la seconda affronta l'educazione civica dal punto di vista della cittadinanza globale, definendola come
una forma di insegnamento, apprendimento, che prevede la partecipazione attiva degli studenti a progetti che affrontano questioni globali di natura sociale, politica, economica e ambientale. Ovviamente, portando avanti la ricerca, sarà necessario esaminare nel dettaglio le singole voci, individuando quelle più significative dal punto di vista dei contenuti, della dinamica dei testi, delle problematiche e delle discussioni che ne accompagnano la stesura dalla data della loro creazione ad oggi, come pure analizzare comparativamente le voci della cittadinanza pubblicate nelle principali edizioni linguistiche di Wikipedia, quelle inglese, francese, spagnola, tedesca, oltre a quella italiana. Io ho terminato questa lunga cavalcata, ovviamente, vi ringrazio della vostra attenzione e spero che la mia presentazione, la ricerca che è ancora in corso, possa tornarvi utile in qualche modo. Grazie. Io ringrazio Antonio, credo che il suo contributo sarà utile una volta che, straordinariamente utile, una volta che è pubblicato, lo metterà in rete e diventerà un lavoro di consultazione, soprattutto poi se continuerà in questa sua cavalcata, certo, cavalcata nella rete a cercare le fonti che poi